Nonostante tutto, la vita è ancora nelle nostre mani e siamo in grado di fermarci sull'orlo del baratro. In quell'attimo estremo abbiamo tempo di rivedere le nostre decisioni e cambiare direzione al cammino intrapreso. Davanti ai nostri occhi è come se d'improvviso apparisse una pagina bianca da riscrivere, da correggere, da cambiare. È la pagina della vita. Questo è un libro di Romano Battaglia, Silenzio. L'ho letto intorno al 2005, proprio quando è proprio uscito. Io vi la lascio giù come al solito. Voi sapete che sono amante della lettura, soprattutto di questi libri esistenziali, dei vari cambiamenti. Bene, proprio oggi voglio regalarvi questo piccolo pezzo di questo libro meraviglioso. Acquistatelo se siete in vacanza, è molto breve, è veramente interessante, quindi potrebbe veramente cambiarvi la vita su tanti aspetti. Sappiamo quindi che siamo davanti ad un momento dove ci sono decisioni importanti, dove c'è bisogno soltanto di rivedere le nostre pagine della vita, correggerle, ma nello stesso tempo riscriverle. Siamo nel primo quarto di luna, a breve avremo veramente delle grandi opportunità per dire basta a qualcosa che non funziona nuovamente, soprattutto intorno al giorno 9, ma non ci siamo ancora arrivati. Quindi oggi sono queste prossime 48 ore, sono giornate molto particolari sulla riflessione, sulla voglia di riscrivere qualche piccolo capitolo della nostra vita. Quindi pensate un po' a quello che non siete riusciti a fare durante quest'ultimo periodo e iniziate a fare un passo alla volta per poterlo realizzare. Credetemi che funziona sempre. Allora, benvenuti sul mio canale, questo è il nostro appuntamento delle prossime 48 ore. Andremo a vedere un po' un messaggio collettivo per tutti quanti voi, può sempre rispecchiarsi e ci possono essere sempre degli spunti. A proposito, scrivetemi un messaggio, ditemi cosa ne pensate, come lo state vivendo in questo preciso momento. Per chi non mi conosce, io sono Astro, benvenuti sul mio canale. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e per maggiori informazioni, per un consulto privato, in basso nella descrizione. Descrizione, qui trovate proprio la mia pagina web e la mia email. Allora, andiamo a vedere queste prossime 48 ore come saranno, cari amici, andiamo a capire un poco quali sono le energie delle prossime 48 ore. Ripeto, a livello astrologico ci stiamo avvicinando ad una delle opposizioni più forti, Venere contro Plutone, amori nascosti, amori probabilmente anche un po' tossici, verità che probabilmente fanno un po' male, cose che sono state nascoste. Ci renderemo conto forse della manipolazione di una persona nei nostri confronti, o siete voi che state manipolando una situazione, eh? Non è che è sempre colpa degli altri, quindi rendiamoci magari conto anche di questa realtà. Venere sta ancora transitando nel segno del Cancro negli ultimissimi gradi. Siamo intorno al 27° grado, dopodiché entra nel segno del Leone. Su questo faremo 12 segni, 12 video, quindi andremo a vedere proprio questo bellissimo transito che secondo me vale veramente la pena di rivederlo, di valutarlo attentamente intorno a noi. Allora, da settembre, tra l'altro, inizierà un corso di tarocchi. Si sono già iscritti un paio di persone, sono molto contento. Quindi, se volete farlo, potete iscrivervi. Sarà un corso interattivo, ci vedremo faccia a faccia. Avremo 4 giornate in compagnia. Quindi, se volete fare, potete scrivermi in privato. Allora, andiamo a vedere subito qual è l'energia di queste 48 ore. Abbiamo un 3 di coppe. E abbiamo un 9 di bastoni. Beh, divertimento è assicurato durante queste 48 ore. Vedete, il 3 di coppe è proprio una riunione con degli amici, con delle persone che ci fanno stare bene. Siamo d'estate, uscite, facciamoci degli aperitivi con le persone che conosciamo. Usciamo un po' dal nostro solito, anche perché abbiamo bisogno forse di energia positiva, allegra. Questo 3 di coppe è veramente molto interessante. Il 9 di bastone rappresenta molto spesso il fatto che siamo quasi arrivati ad una conclusione. Vedete, noi abbiamo messo già dei paletti intorno a noi, ne manca forse qualcuno. Qualcuno dovrà forse parlare chiaro, dovrà dire delle situazioni molto più serie rispetto a qualcosa che state vivendo in questo preciso momento. Credo che saranno anche le amicizie che in questo preciso istante vi spingeranno magari a parlare chiaro, vi diranno forse è arrivato il momento che tu devi fare questo passo. Sto
saranno quelle care amiche, quei cari amici che in qualche modo vi sproneranno a prendere una grande decisione nella vostra vita, di parlare chiaro. O forse anche tra gli amici dovete mettere un attimo un po' le cose, insomma, un po' di puntini sulla i, perché questo 9 di bastoni è una carta di autodifesa, ma nello stesso tempo è una voglia anche di dover mettere piccoli paletti o comunque piccoli muri, su alcune realtà. Probabilmente qui c'è un eccesso di divertimento, potrebbe essere, quindi magari va bene il divertimento, però rimanete sempre con i piedi per terra, quindi non strafate nella vostra vita, anche se siamo in un fine settimana, quindi vi consiglio di divertirvi. Io sono una persona che si è divertita più sulla faccia di questa terra, quindi fatelo tranquillamente con coscienza, mi raccomando. Allora, andiamo a vedere, abbiamo la carta del 6 di denari, questa è una carta di aiuto. Vedete come credo che siano 2 giornate interessanti per parlare con gli amici, chiedere aiuto alle persone, parlare con qualcuno che in qualche modo sa darvi il giusto consiglio, non perché volete sempre, cioè non perché sa dirvi quello che volete sentirvi dire, ma credo che sia una persona che in qualche modo riesce ad equilibrare anche il vostro stato d'animo in questo momento. Il 6 di denari è sempre un dare e un ricevere nella vita, quindi sappiate dare, ma nello stesso tempo sappiate anche ricevere, che è molto difficile ricevere dagli altri. Siamo sempre abituati a dare, a dare, a dare, anche perché sappiamo perfettamente che chi dà solitamente produce un karma molto positivo. Però dobbiamo cercare anche di ricevere, e non tutti però sanno dare quello che noi vogliamo, quindi accettiamo probabilmente quello che ci stanno dando, e se non lo accettiamo, magari perché non ci stanno dando nulla, o diciamo quelle briciole, in qualche modo dobbiamo capire se realmente ne vale la pena continuare con un tipo di rapporto del genere. Andiamo a vedere la seconda carta, cosa vuole dirci per queste prossime 48 ore. 3 di denari, ottimo, anche credo che qua riguarda anche qualcosa di i progetti, le questioni lavorative. Qualcuno sta cercando in qualche modo di sbloccare una realtà, una situazione. Per esempio, verrete a sapere sicuramente che ci saranno delle buone opportunità per alcuni lavori che avete fatto o alcune situazioni lavorative che in questo momento avete cercato di ricostruire nella vostra vita. Il 3 di denari è sempre una carta di costruzione, di pianificazione soprattutto. Vedete, è un architetto che sta cercando di ricostruire questa volta in una chiesa, quindi è veramente interessante capire che forse c'è anche un piccolo cambio di strategia nel vostro modo di lavorare, di agire con le altre persone. A livello sentimentale, personale, siete in una bellissima fase di ricostruire qualcosa. Forse qualcuno riprenderà un rapporto di amicizia che si era rotto, qualcuno probabilmente riparlerà con una persona che da molto tempo non parlava per cercare di ricostruire qualcosa di interessante, di nuovo in questo preciso momento. Vedete, un 10 di coppe. Belle, sono tutte carte di costruzione, di armonia, di voglia di star bene. La famiglia è anche molto importante durante queste giornate, quindi se qualcuno, forse dei figli, un marito, un compagno, una compagna, vi chiederanno un sostegno, un aiuto anche personale, o se state notando che c'è qualcosa che non va nel vostro partner o all'interno della vostra famiglia, è arrivato il momento di parlare, di agire, cambiare magari strategia senza urlare, senza dire ma che hai, cosa hai, prendilo in maniera diversa. Cioè, secondo me bisogna proprio agire in un modo un po' più, forse anche un po' più diplomatico, no? In questo caso, cercando di costruire piuttosto che distruggere, no? Perché poi non sempre tutti riusciamo a parlare, ad esprimerci realmente e dire realmente quello che vogliamo. C'è una carta interessante, perché questo magari potrebbe essere il riavvicinarsi ad una famiglia, il voler creare un ambiente armonico all'interno della nostra famiglia, dato che siamo in un fine settimana. Re di bastoni, un segno di fuoco, un uomo molto passionale e che in questo preciso momento forse vi sta anche un po' tenendo sulle spine. C'è un rapporto particolare, una persona che avete appena conosciuto o qualcuno che vi piace da molto tempo e che in qualche modo state cercando di conquistare. Lui è lì, è molto presente. Tra l'altro credo che provi gli stessi sentimenti che voi state provando in questo momento, quindi questa forte passione. E ovviamente è una persona che credo che sia,
un po' orgoglioso probabilmente per darvi o farvi un passo in avanti. Se siete uomini, questo siete voi, eh. Avete forse voglia di conoscere qualcuna, ma nello stesso tempo rimanete un po' fermi. Qui Re di Bastoni è una bellissima energia di passione, no? Nel lavoro è il leader, quindi siete un po' voi quello che state gestendo un progetto abbastanza importante o siete sotto una fase in cui dovete prendere delle decisioni abbastanza importanti per voi e soprattutto per le persone che sono vicino a voi. Quattro di coppe, non fatevi prendere dall'apatia, dalla voglia di non fare nulla, forse l'unica cosa che può in questo cielo è il caldo del sole, però sostanzialmente qui siamo in una fase in cui abbiamo tanto, tanto da rivivere, tanto da, vedete, il matto, cioè non fatevi prendere dallo sconforto, non chiudetevi in casa, cercate di lanciarvi in cose nuove. Se ci sono delle piccole preoccupazioni, perché forse al lavoro state forse lavorando tanto, avete tante responsabilità, ragazze, passano queste giornate, sono giornate, abbiamo Mercurio in Vergine adesso fino al 26 di agosto, di conseguenza, insomma, Mercurio in Vergine chiede di essere molto meticolosi, di essere molto responsabili su quello che noi stiamo facendo. Ecco perché credo che forse delle volte non ci sentiamo proprio, diciamo, forse non sono adatto a questo tipo di lavoro, forse non sono in grado di prendere queste responsabilità. In realtà poi il matto vi dice lanciatevi, perché a parte l'esperienza che farete a livello lavorativo, professionale e personale, ma credo che si possano aprire anche delle nuove strade, quindi comunque magari all'inizio sembra che non vi piaccia un determinato ruolo, ma più in là diventerà qualcosa di molto importante. Sapete che siete in una fase in cui dovete prendere delle strade che forse non vi aspettavate di prendere. Mi raccomando, se avete voglia di parlare con questa persona che magari vi piace perché è un re di bastoni, lanciatevi, magari riceverete anche dei messaggi da parte di questa persona. Non state lì a dire uffa, non lo so, se rispondete. Il matto vi dice dovete proprio lanciarvi e vivere comunque in maniera positiva questo preciso momento. Vedete il giudizio? Bellissime queste notizie che arriveranno. Sono notizie che magari in qualche modo vi spronerà a fare anche un po' un resoconto della vostra vita personale in questo preciso momento. E tra l'altro sono proprio delle notizie che in qualche modo vi cambieranno un po' la vostra prospettiva. L'imperatrice, che belle queste carte, ragazzi, saranno 48 ore molto 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 particolari. Il 6 di coppe, credo che qualcuno di voi riceverà un'informazione o comunque magari un invito, no? Qualcosa che stavate vivendo. La regina di spada come carta nascosta abbiamo, non so se metterlo qua, vediamo. Sì, esatto. Qualcuno riceverà un invito di una persona che da un po' di tempo vi sta facendo la corte, o qualcuno di voi vivrà delle emozioni che da molto tempo, insomma, stava aspettando, quindi una persona nuova che entra nella vostra vita. Mi raccomando, questa freddezza della regina di spade, cercate di, soprattutto se siete uomini e state frequentando una donna, questa donna è molto, molto forte, quindi dovete sapere con questo 6 di denari, con questo 3 di denari parlare. Saper comunque creare un'atmosfera che in qualche modo la porta a voi. Giudizio e l'imperatrice parla di anche gravidanze, quindi è molto interessante. Tra l'altro, il 6 di coppe rappresenta un po' la nostra adolescenza, i bambini. Qualcosa di molto, molto bello, ecco. Quindi, se siete in una fase con un compagno, se volete creare famiglia, queste sono giornate dove si può veramente parlare o magari provarci. Ecco, quindi cercate di, insomma, di pensare di chiamare a voi questo figlio che state tanto desiderando da molto tempo. Mi raccomando, perché sono energie proprio che parlano di una famiglia, insomma, di creare qualcosa di molto interessante, di molto positivo proprio nella vostra vita personale. Allora, prendiamo un attimo una carta del cuore, capiamo un poco. Mamma mia, mi sono cadute tutte, scusate. Ecco, allora, questa qui mi è caduta, vediamo prima le immagini. Questa e questa, prendiamo queste tre. Allora, vediamo quali immagini sono cadute per voi in questo momento. La prima è guardare dentro se stessi, esamina che cosa vi sta causando questo sentimento in questo modo, cioè che cosa,
Guardatevi, ascoltatevi, fate un momento di introspezione e capite perché state provando questo sentimento, perché state provando queste emozioni, la paura, forse perché da troppo tempo che non si vivono delle determinate emozioni, probabilmente ci sono realtà che per molto tempo non avete vissuto e questo è veramente un momento importante. Vediamo la seconda immagine, a me piace vedere, farvi vedere queste immagini perché secondo me sono bellissime. Allora, il passato è dietro di voi, cioè lasciatelo indietro questo passato, rilasciatelo e abbracciate le nuove possibilità. Un nuovo cammino è disponibile per voi in questo momento, quindi seguilo con fede, seguilo con attenzione. Vedete le ali di questo nuovo cammino? Chissà, forse proprio in queste 48 ore sentite proprio una sorta di libertà lasciando tutto quello che è passato. E sapete che ormai l'avete rilasciato ed è state abbracciando delle nuove possibilità, opportunità. Allora, la terza carta che mi è caduta invece è questa donna così acciaccata. Per quale motivo? Allora, le emozioni sono naturali, naturali nel senso di parto. Allora, le emozioni sono una parte della nostra vita naturale e necessaria, ma possono anche essere una distorsione della nostra visione. Quindi dobbiamo cercare di vedere le cose in maniera più chiaro e devi in qualche modo rilasciare i tuoi risentimenti, sensi di colpa. Questi sono sempre i messaggi che secondo me qualcuno se lo cuce addosso in questo preciso momento e dice: caspita, è vero, no? Allora, vediamo quali sono i segni zodiacali con cui avete a che fare di più queste 48 ore. Vediamo. Allora, segni zodiacali, vediamo un attimo quali saranno. Saturno, quindi Capricorno, Toro, segni di terra, Venere, Venere è molto protagonista in questo momento, quindi Bilancia e Toro. Vediamo più quali altri segni avremo vicino a noi, la Bilancia. Il Sole sempre, esce sempre in queste stesure, quindi abbiamo il Sole in Leone, Vergine, tutti i segni di terra, Bilancia nuovamente, Scorpione. E Capricorno nuovamente. Allora vi lascio con un piccolo consiglio del nostro maestro Osho. Andiamo a vedere un poco cosa ci dice in questo momento. Creatività, questa è l'imperatrice, eh? La creatività non è soltanto la creatività artistica, ma è connettersi proprio con quello che noi siamo realmente. Questa è una carta di bellezza, di autostima. Mi raccomando, sentitevi bene, aggiustatevi. Dal momento in cui state ascoltando questo video, decidete di andare a fare i capelli, le unghie, di vestirvi bene. Voi uomini, andate a comprare dei vestiti nuovi. Iniziate ad amare il vostro corpo, ad amare voi stessi, connettetevi con la vostra natura. Il successo inizia sempre con l'amor proprio. Ricordatevi queste parole, queste sono di Anthony Robbins. Noi ci sentiamo la prossima stesura, anzi vi ricordo che in queste giornate usciranno gli oroscopi settimanali e a breve usciranno i 12 segni per Venere in Leone. Questo è veramente qualcosa di molto interessante. Grazie come al solito amici di YouTube, condividete questo video, date il vostro like, il vostro commento, noi ci sentiamo alla prossima, ciao!